non sapevo dove andare. Ero esausto. Mi sentivo come se stessi morendo per la fame o per il freddo. Speravo di potermi riposare un paio di giorni a casa di Tiffany per riprendermi e capire il da farsi. Ero stato nel suo appartamento solo una volta prima. Ricordavo vagamente come arrivarci, ma ero sicuro che quella fosse la strada. Un altro senza tetto. Mi sembra che siano ovunque e che mi osservino. Forse sto diventando paranoico. Polizia ed i guardi all'appartamento di Tiffany. Ma certo, hanno pensato che potessi venire qui a nascondermi. Devo trovare un altro modo per fare. Deve esserci un modo per aggirarla.
quella è una finestra dell'appartamento di Tiffany. Se solo riuscissi ad aprirla. Credo si sia un po' spostata. Si è aperta di qualche centimetro. Ah, c'ero quasi. Non ero fiero di intrufolarmi nell'appartamento di Tiffany come un comune criminale, ma non avevo scelta. Ero a digiuno da quasi un giorno e iniziavo a sentirmi tremendamente stanco. Non c'è niente da mangiare. Non c'è niente da mangiare. Identificato il misterioso assassino del ristorante. Si chiama Lucas Kane, un uomo senza precedenti. E per un'opinione competente sull'argomento, abbiamo qui con noi quest'oggi uno dei più rinomati esperti di civiltà maya, il professor Dimitri Kuryakin, dell'Università Mesoamericana di New York. Grazie per essere venuto, professore. Ha scritto un affascinante libro sui rituali maya e volevo chiederle se... Un esperto di civiltà maya potrebbe conoscere il significato di Quetzalcoatl. Devo incontrare questo professor Kuryakin.
Mi hai spaventato. Che cosa ci fai qui? La polizia mi sta cercando. Mi serviva un posto in cui nascondermi per qualche ora. Lucas, che cosa ti è successo? Ho letto sui giornali che hai ucciso molte persone. È vero? Tutta la faccenda è molto complicata. Posso solamente dirti che non sono un assassino. So che non saresti capace di fare ciò di cui ti accusano, Lucas. Devi spiegare tutto, devi dirgli che sei innocente. Devo scoprire esattamente ciò che mi è capitato, Tiffany. È l'unico modo per provare la mia innocenza. Lucas, è la polizia! Cosa facciamo? Senti, sono sicuro che vogliono farti solo qualche domanda. Tu mantieni la calma, Tiffany, e rispondi. Io mi nasconderò nell'appartamento, vedrai, andrà tutto bene. Signorina Harper? Signorina, è in casa? Sì, un attimo! Sto arrivando! Lucas, non posso farli aspettare ancora. Devo aprire la porta. Signorina Harper? Sì? Sono il detective Tyler Miles, polizia. Sto lavorando al caso di Lucas Kane. Mi risulta che voi due avevate una storia, vero? Beh, avevamo, sì. Ma ora è finita. Ci siamo lasciati circa un mese fa. Ha avuto notizie di Kane di recente? Ha cercato di contattarla? L'altro ieri sono andata nel suo appartamento per prendere le mie ultime cose. Abbiamo parlato poco e poi non ci siamo più sentiti. Posso dare un'occhiata all'appartamento? Beh, è solo che... Ci vorrà solo un minuto. Prego. Che sta rimodernando. Sì, l'appartamento era un po' malandato e così ho deciso di imbiancarlo. Ci sto impiegando molto, con il mio lavoro ho poco tempo per... Lei che lavoro fa? L'infermiera. Lavoro all'ospedale St. John. Grazie della collaborazione, signorina. Nel caso Kane la contattasse, mi chiami subito, ecco. Ecco il mio biglietto. Stia attenta, signorina. Kane è un uomo molto pericoloso. Salve, mi chiamo Barney. Detective Carla Valenti. È qui per vedere Janos, vero? Lo trova in fondo al secondo corridoio a destra. Quando ha finito? Un altro blackout. È la sesta volta oggi. Non mi sorprende con questo freddo. Meno male che l'ospedale ha un generatore di emergenza. Come le dicevo, la cella di Janos è in fondo al secondo corridoio a destra. Uno dei miei colleghi la sta aspettando per aprire la cella. Terrò gli occhi aperti. Non si preoccupi, andrà tutto bene. Grazie, Barney.
Non sapevo cosa mi sarei aspettata di trovare venendo qui. Kane era l'assassino, su questo non vi erano dubbi. E comunque dovevo sapere cosa era accaduto nello strano caso dell'omicidio Kirsten. Salve, detective. L'aspetterò qui. Perfetto, grazie. Salve, Detective Carla Valenti, Dipartimento di Polizia di New York. Mi trovo qui per rivolgerle alcune domande, se lei non ha nulla in contrario. Vediamo di parlare un po' di Kirsten. Che cosa è accaduto veramente in quel negozio? Perché si è presa il disturbo di venirmi a trovare, Detective Valenti? Sono pazzo, sai? Dirò cose senza senso. Non è così. Forse per me un senso ce l'ha. Per favore, Anton, mi dica tutto quello che sa. Un uomo e una donna in una lavanderia. Lei è un po' sovrappeso, a tratti ispanici. Lui ha un coltello in un occhio. Come fa a saperlo? Ero lì. Posso vedere attraverso i suoi occhi. Sono presente a ogni omicidio. Cosa è successo nella lavanderia? Un sacrificio umano. L'assassino e la sua vittima. Chi è l'assassino? Nessuno lo sa. Nessuno assiste. L'assassino non lascia nessuna traccia. Ma io so. So che esiste. È in mezzo a noi, invisibile. È dappertutto. Ci sono stati altri omicidi identici, vero? Gli omicidi continueranno finché non troveranno la ragazzina. Perché? Perché uccidono? Ah, il mondo non... Il clan degli Okra controlla ogni cosa in gran segreto. Ci osservano, ci ascoltano, sempre! Registrano i nostri discorsi, sanno cosa facciamo ogni attimo della giornata, sono ovunque! Cos'ha a che fare con gli omicidi? Vogliono il potere assoluto. Vogliono superare il limite della vita. Vogliono essere eterni. Beh, ora devo andare. Grazie per l'aiuto. È già troppo tardi. Moriremo tutti di freddo. Sarà l'alba di una nuova razza. La fine dell'umanità. La fine dell'umanità. Va tutto bene? L'accompagno al... Nah, sembra una cosa seria. Sembra che il nostro generatore di emergenza non sia scattato. Nulla di grave. A volte serve qualche minuto. Intanto aspetteremo qui. Cos'è stato? No, diavolo! Le porte delle celle! Tutte le celle si sono aperte. Il blackout deve avere disinserito il sistema di chiusura automatica. Cosa? Significa che i pazienti sono liberi di lasciare le celle senza che... Non si muova. Non faccia alcun rumore. Non dobbiamo farci scoprire. Stia calma e aspettiamo che torni la corrente. Tranquilla, rimanga vicino a me. Assistente, l'hanno trovato. Devo andarmene, farò la stessa fine. Devo respirare.
perderò i sensi. Prenderanno anche me. Dio, presto, fammi uscire. Oh no, sento che ne arriva uno. Si avvicina. Ferma Carla, rimani immobile. Trattieni il respiro. Se n'è andato. Posso muovermi. Grazie al cielo è riuscita ad uscire. Non so cosa diavolo sia successo. Il sistema di chiusura automatico ha aperto tutte le porte delle celle. È ferita? Sicura di stare bene? Sì, Barney. Sto magnificamente. Adoro giocare nascondino al buio con un branco di assassini psicopatici.